Giovanni Paolo II è morto il giorno della festa della Divina Misericordia, verrà beatificato il giorno della festa della Divina Misericordia. Se occorreva un altro miracolo, eccolo, è questo, proprio questa bella coincidenza. Lui ci ha tenuto tanto della sua devozione alla beata Sor Faustina, dichiarata lui santa e tutto, ma proprio il Signore l'ha premiato proprio con queste coincidenze così belle, perché era il suo sacerdote, il suo ministro veramente straordinario. E questo è davvero, ci fa piacere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Vogliamo celebrare questa Eucaristia ricordando che è finito, si è chiuso il tempo di Natale e è cominciato già da domenica scorsa il tempo ordinario, cioè la contemplazione del volto di Cristo, la contemplazione della persona di Cristo, ciò che Lui ha detto, ciò che Lui ha fatto, ciò che Lui desidera che ognuno di noi possa vivere serenamente, fortemente, con amore e con fede. Tempo ordinario, e lo cominceremo proprio quest'oggi celebrando anche la ricorrenza della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Nulla di più bello che capita con le parole che ascolteremo fra poco di Cristo presente, Cristo che si fa carico del peccato dell'uomo, perché tutte queste cose succedono proprio a causa del peccato dell'uomo, e vedremo quale sarà questo peccato per il quale Cristo ha donato la sua vita fino all'ultima goccia, il suo sangue sulla croce.